Ok, ragazzi, buonasera a tutti. Questa sera siamo qui con Remigio Morelli. Ciao Remigio, come stai? Tutto bene? Sì, tutto Ma in ordine, ci siamo. mascherato, perché so che hai qualcuno in salone che gira, quindi. Purtroppo ci vuole per difesa nostra e per difesa degli altri. E Ok. credo che questo sia molto importante, è anche un messaggio che dobbiamo lanciare, perché purtroppo ultimamente, da quello che vediamo, c'erano delle responsabilità, delle persone che avevano delle grosse responsabilità che le mascherine le lanciano, quando non si sapeva appunto se lanciarle o meno. Però questo lo lasciamo da parte, per cui io la tengo per difesa mia e per difesa degli altri. Ok, allora, inauguri una nuova, diciamo, parte di Parrucchierando con questa cosa di Parrucchierando on demand, l'abbiamo chiamata, perché così possiamo venire da voi in sicurezza, visto che c'è questo periodo qua, e faremo questa rubrica con te e tutti i tuoi colleghi. Tu sei il primo, quindi hai una grandissima responsabilità, diciamo. Porca. Scherzo. Io partirei subito dicendo che Parrucchierando è una piattaforma veramente interessante e informativa, per cui io ritengo che Parrucchierando sia un mezzo veramente unico sul nostro territorio, per cui molto molto efficace, perché arriva direttamente in questo modo, perché oggi il mondo si sposta tutto tramite internet e arriva direttamente ai barbieri. Questo, barbieri, Barbieri, parrucchieri è la parrucchieri. categoria. Ti ringrazio, ti ringrazio. Barbiere, hai parlato e tu nasci barbiere e sei un barbiere. Olginate Lecco. Io sono un barbiere da uomo, lavoro dall'81 con i libri e poi mi sono messo per conto mio nell'88 e ho fatto quasi 40 anni di attività. Tanta 40 anni roba, di attività. tanta roba. Anche perché voi cominciate sempre da piccoli, no? Quindi anche se non siete avantissimo negli anni, avete sempre una caterva di esperienza, diciamo così. Perché 40 anni di attività hai cominciato a 13 anni, 14 anni, subito dopo le medie, insomma, immagino. Sì, ho iniziato subito e mi è subito appassionato questo lavoro e l'ho proseguito appunto fino ad oggi. E devo dirti che ho sempre lavorato sul territorio, mi sono sempre messo in evidenza con il talento, tra virgolette, che abbiamo dentro tutti quanti, per cui il talento è dentro ognuno di noi, va coltivato, va donato all'umanità. Per cui con il talento sono riuscito appunto a fare 40 anni. 40 anni di attività e devo dire che ancora, nonostante la mia età, ho una clientela ancora molto molto giovane e questo mi fa piacere, mi fa onore e poi mi riconosce comunque un'eccellenza e questo ne vado fiero. Sì, intanto stiamo vedendo in sovraimpressione le tue immagini, così te al lavoro, i tuoi tagli, le tue cose con i tuoi clienti. Ecco, come sta andando in questo periodo? Perché, vabbè, ovvio che non mi puoi dire bene, chiaramente, perché si potrebbe Certo, andare meglio sicuramente, no? Però. partiamo dal fatto che possiamo fare quello che stiamo facendo, per cui siamo di già fortunati. Bravo. Il fatto che oggi possiamo essere qui ancora aperti, nonostante quello che sta succedendo e siamo vicini a un altro lockdown, purtroppo questo è veramente drammatico, per cui ci adattiamo. Ci adattiamo, la situazione è complessa, le persone, quelle che vengono fuori dai comuni esterni non si possono muovere, per cui io lavorando anche con persone che arrivano dall'esterno, diciamo che ho perso, un bel po' di lavoro, un bel po' di lavoro, per cui, alla fine comunque, ti ritieni fortunato di poter fare quello che fai, ecco, via, in questa situazione. In questa situazione, perché è una situazione irreale e Sì, drammatica nello stesso questo. tempo, perché c'è un po' questo, ma era un po', diciamo, quello che si diceva cronaca di una morte annunciata, no? Passami un po' il termine drammatico, però, perché noi lo avevamo già detto, non è che devo prendermi i meriti, però già a luglio, agosto, diciamo, se dovesse ritornare questa situazione qua, perché io vedevo in giro molta, diciamo un po'. Si sottovalutava parecchio, non tanto voi nel settore, cioè in salone ho sempre trovato la massima sicurezza, però in giro tra i bar, nella gente, non tanto i bar, proprio la gente che va in giro, irresponsabile oppure supponenza, leggerezza, non lo so, e non era così difficile prevedere che si arrivasse di nuovo a questo, perché poi adesso
nuova stagione, comincia l'inverno, primi malanni, non si capisce più chi prima, chi meno, li hanno messi tutti sugli autobus nello stesso momento, li hanno fatti andare a lavorare a scuola assieme contemporaneamente, cioè proprio esattamente dove volevamo andare ci siamo arrivati, diciamola Certo. così, precisi, precisi. Evviva la responsabilità collettiva a livello umanistico, veramente siamo veramente al top. Poi siamo sempre capaci di lamentarci dietro a questo, perché io Esatto. su questa nota che tu hai fatto, io ti posso dire e ti certifico che io prima ancora della direttiva, nel primo lockdown, io avevo già chiuso il 9 marzo, ancora prima della direttiva. Perché avevo capito che non potevo lavorare a 1 metro di distanza e c'era una situazione irreale, per cui i morti parlavano chiaro, le situazioni come si divulgava il virus erano plateali. Oltretutto, da dove è partito non ci hanno spiegato assolutissimamente nulla, perché quella sappiamo benissimo tutti che è dittatura, per cui non si poteva capire, lo si doveva intuire. E qui le responsabilità ricadono tutte sul nostro Stato, il governo e su tutti noi anche, perché ognuno ha fatto la sua piccola parte per collaborare alla diffusione di questa situazione, perché ci avevano detto anche di non uscire dal nostro territorio, Sì, ci dopo hanno lì dato si improvvisavano, ecco, il fatto, ti fa onore il fatto di aver chiuso con una settimana di anticipo anche, certo. perché... Da polemizzare ci sono state delle grosse responsabilità da parte di tutti, da parte di tutti. È vergognoso e non è rispettoso nei confronti delle persone che non ci sono più scusami, ma Sì, ti vedo toccato proprio nel vivo in questa vedo cosa. Sai, poi non essendoci regole certe, non essendoci una procedura, non posso che ammirare la scelta che hai fatto al tempo, no? Nel senso, perché tutti andavano un po', va, laviamo, non laviamo, entriamo, c'era anche lì lasciato un po' a voi quello che dovevate fare, la responsabilità era vostra. Quindi a un certo punto non si sapeva più niente, hanno fatto bene, chiudete tutto, resettiamo, le regole sono queste e di nuovo si riparte. 9 marzo il sottoscritto Lestro di Morelli Remigio chiudeva prima della direttiva perché aveva capito che ci troviamo in una situazione irreale e spaventosa. Ce ne stiamo rendendo conto anche adesso. In Anche questo adesso. momento, aver preso la consapevolezza precedente, oggi ci troviamo ad affrontare con più faticosità e consapevoli di quello che ci aspetta. Per cui veramente stanchi, stanchi anche sul piano proprio di animo, di vita. Ecco, nonostante questo, dai, abbiamo l'esperienza dalla nostra, no? Per dare un po' di morale alla cosa e quindi sappiamo come le cose evolvono, c'è questo virus che fondamentalmente in questo momento, stando a casa, diminuisce e andando fuori aumenta. Quindi va da sé che adesso, continuando le chiusure, continuando ad alzare il livello, diciamo, di area rossa, chiamatela come volete, arriverà all'area nera, non lo so, inevitabilmente fra 15-20 giorni ci sarà una situazione migliore e di nuovo si ricominceranno, di nuovo sicuramente le persone andranno in giro. Avrete di nuovo i saloni pieni perché sarà in concomitanza Lo del Natale e poi io già aspetto gennaio di nuovo che, ah, ecco, adesso cosa facciamo e tutto il resto, no? Quindi cioè, io dico sempre, ieri ero con Lele a fare una trasmissione, dico, ragazzi, dovete fare dei piani anche a 3-4 mesi, non soltanto settimanali, no? Perché se no, cioè, sicuramente questa è una situazione di difficoltà. Però non lasciamoci abbattere soltanto da questa. Tu cosa stai? Adesso le tue clientele la tua clientela che viene, quindi mi hai detto che più o meno si è ridotta del 50%. Comunque viene, cioè ha voglia o è titubante, ha paura, oppure viene perché devo farlo per forza. Indubbio che vengono perché comunque c'è un'attenzione e sicuramente vanno ad esorcizzare il fatto di venire, esercitano anche la paura, anche magari sfidando qualche piccola infrazione, magari il comune cioè si trova l'escamotage, tra virgolette, però comunque vanno ancora a sistemarsi perché hanno proprio bisogno di curarsi, perché questo qui è un momento appunto che dobbiamo dedicare. A noi stessi e poi pensando a noi stessi, pensando anche agli altri, per cui il fatto che
Io vedo anche i miei clienti quando mi telefonano, mi chiedono se si possono spostare dal comune perché loro sono legati a me sul piano professionale, per cui io cosa posso fare, cosa posso dire? Non si può fare, però la voglia di venire, la voglia di fare, di trovare alternativa, loro me la propongono, ma io giustamente non posso andare contro la direttiva, Sì, gli devo dire no, guarda, non si può fare. esatto, cioè non si, ufficialmente non si può dire vieni, non c'è, ti firmo io una cosa, perché ho visto che ci sono delle iniziative di vari enti, varie aziende che dicono c'è la certificazione, lo puoi mettere, però ragazzi purtroppo oggi la realtà è che non è così, perché sennò, abbiamo fatto l'esempio ieri sera, scrivo devo andare dal parrucchiere che è alle Maldive e vado alle Maldive, perché io non, cioè, per, Certo. la sto proprio esagerando, però è detto questo, ci sono magari degli escamotage, delle cose che in privato potete parlare con i vostri clienti, magari lui ha un problema tecnico, c'è cioè un problema di allergia ai colori e che ce l'avete soltanto voi o altre cose e potete prendere degli accordi con lui in modo tale da definire una strategia. Da lì però a dire ufficialmente scrivi questo, vai, non c'è nessun problema, perché dopo se ti ferma qualcuno, se succede, speriamo di no, ma un incidente qualsiasi durante il percorso, ricordiamo che è una cosa penale con tutta una serie di menate, processino, questura, cioè adesso tutto sì, e poi dopo fra 6 mesi, quando tutti se ne saranno dimenticati, voi siete lì con queste beghe da fare. Quindi Certo, massima no, attenzione, per massima attenzione. cui rimangono degli spazi morti, anche perché io lavorando da solo, essendo barbiere ufficiale, parrucchiere da uomo, per cui non ho dei servizi che posso aggiungere, per cui io ho sempre lavorato così da solo, per cui sono ancora da solo. Però Per ecco, cui dai, mi potresti lavorare sulle persone che sono intorno a te, perché siccome non possono andare, quelle che non possono venire da te, vale lo stesso per i tuoi colleghi, che loro non possono andare da là. E quindi fare un'operazione, perché hanno un problema in questo momento, e lavorare su questa cosa qua per i clienti che magari non ti Certo. conosco. Quindi, ok, hai un problema ad andare dal tuo problema, vieni a vedere i miei servizi, guarda cosa possiamo fare per te, perché io sono unico ed esclusivo. Quindi potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere Ok, per differenziarti. A tal proposito, tu hai già cominciato a differenziarti perché hai preso queste forbici Formula 1, no? Caterfly ce l'ho proprio qui da parte Ok. e Ma parlami un sono po', ma sono davvero così performanti, così, cioè, c'è differenza? Questa qui della Caterfly Eccellenza Italiana lo posso dire perché le ho provate sui miei clienti, i miei clienti lo possono anche confermare. Ecco, con questa qui, con proprio questa, io faccio il famoso taglio bendato che tutti quanti rimangono increduli, ma io con questa riesco a fare quello che appunto gli altri pensano che sia una cosa incredibile. Invece io con questa qui della Caterfly, che è piccola, stondata sulla punta, per cui me la sono fatta stondare per evitare di toccare la cute al cliente, e devo dirti che sono veramente eccellenza italiana, Ecco, ma non si discute. come fai a fare questo taglio bendato? Cioè, come ti è venuta questa idea? Allora, io ormai sono anni che faccio questo lavoro, per cui ho sviluppato una manualità nell'allenarmi giornalmente piuttosto fluida, per cui ci gioco. E tenuta normale, invece di lavorare in questo modo, Sì? mi segui? Sì, ok. Orizzontale, geometrizzando, vado ad alzare la forbice e faccio questo gesto. Strana quando è. Va bene, no, tutto chiaro. Ma come hai fatto la prima volta? Allora, la prima volta su casuale, un cliente mi ha un po' Immagino. sfidato dicendo che ormai era passato il mio tempo, e insomma, tra queste concorrenze che ci sono in circolazione, poi i cinesi, poi questo, poi quell'altro, e io come un capricciosetto come sono, toccare il talento non si può. Allora gli ho detto: vuoi vedere che io adesso prendo una salviettina, la metto e ti taglio i capelli bendati? Perfetto, ho preso la salviettina e mi sono accorto che toccare significa conoscere. Toccare significa conoscere, per cui posturando la forbice in quel modo che ti ho fatto vedere prima, Sì. trovando la ciocca guida, io manualmente
vado a creare uno sfilacciato su tutto il percorso, cercando la ciocca guida e lavorando in slide, cioè in slip, in scivolata, ok? Ok, e hai scelto la forbice... Ma hai scelto la forbice così, questa qua è quella più piccola, no, della linea della Cutterfly, perché quella più grande non te lo permetteva? No, 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 perché le mani sono troppo vicino alla forbice quando tu vai a fare quel lavoro. Ok. È impossibile, e non lo puoi fare certo con una... Aspetta, vieni, ti faccio vedere. Perfetto. Ok. È impossibile. Farlo così non si può, no. Certo. Però volevo anche, se tu hai la possibilità di entrare sulla mia pagina, ne trovi quanti ne vuoi di tagli bendati, eh? Sì, sì, no, li stiamo, facendo, li stiamo facendo vedere in sovraimpressione, quindi vai tranquillo. Ma grazie. Questa cosa ti ha dato un posizionamento diverso e la gente, immagino che si è incuriosita, no? Perché viene... Allora, si fidano? Questa è la domanda, no? Fermati. Allora, cosa è successo? Che dietro quella, quella situazione lì sono partiti i primi video di sto famoso taglio bendato da lì. E io, ti devo dire la verità, come ti ho confermato prima, sono completamente assente dal mondo virtuale. Completamente. Che ti ci sei trovato? Ok, che cosa è successo? Che Federico, mio figlio, li ha messi sul mio canale, che è preciso. Il mio canale ha 36 iscritti, una vergogna, e questo video è stato sospeso perché era l'unico pubblico che circolava, più gli altri che abbiamo messo su, che abbiamo li abbiamo resi privati, era l'unico video che circolava. Che cosa è successo? Che circolava. Che cosa è successo? Che l'ha visto Matteo Bonaccina di Lecco Today, l'ha prelevato e l'ha messo sulla pagina di Lecco Today. Ok. Per cui ti lascio pensare 606 condivisioni. Il giorno dopo mi telefona la New Flyer, agenzia web londinese che lavora per rendere i video virali. Mi lega con un contratto, tra virgolette. Sì. Ok? Mi crea il mio account personale con il prodotto, seguimi bene, prodotto Morelli Remigio, e inizia e mi contatta dicendo che voleva lavorare con il mio splendido video e voleva monetizzare accuratamente. Ok. Perché, per cui vende, questo ti parlo di 2 anni fa, sempre... Morelli Remigio non ha mai speso un euro di pubblicità, ha sempre lavorato col passaparola, questo lo voglio precisare, per cui parte questa vendita di video, mi vendono il primo video, lo vendono al Minute Buzz 403 visualizzazioni, con critiche, non sì, con sì. Critiche, contestava, non c'era problema, non sfugge ai media locali, certo. Il giornale Lecco, è normale che aspettano solo quello. E vedi, finalmente qualcuno che diventa popolare. È normale, ma poi comunque quello è il mondo. Oggi la pubblicità sui cartelloni è obsoleta, questo, il virtuale funziona. Per cui cosa succede? Che non sfugge ai media locali, mi fanno l'articolo, il giorno dopo mi telefona Lucia Lamboni di Repubblica, mi chiede se poteva condividere il video. L'ha condiviso, è partito la stampa, sono andato a finire sulla stampa, ho fatto l'intervista con il primo maggio con Facchinetti, nel frattempo mi contatta Tussi che Vales, ma non ci vado perché non mi piace essere giudicato e magari divento anche piuttosto permaloso il fatto che mi si dica che sia pericoloso fare quella cosa, per cui non ci vado perché conosco molto bene quello che è del team di Tussi che Vales, per cui non ci vado. E da lì automaticamente sono finito appunto alle 2, ho parlato con Facchinetti, e alle 7.40 TG4. Cioè, un'escalation. Il giorno dopo la Rai mi ha contattato per andare a quelli che dopo il TG, e poi la Letizietto, poi tutto il resto non te lo racconto nemmeno perché ti lascio pensare, addirittura ti dirò, è andata male,
ma mi hanno contattato anche da una TV giapponese, ti farò vedere l'email, per fare, venivano qui con una troupe e mi sbattevano su una TV privata di 20 milioni di persone, per cui si è aperto il Il mondo. mondo. Dal fatto che Morelli Remigio è stato in sordina per quasi 37-38 anni, internet mi ha dato il palcoscenico per arrivare nel mondo. Beh, teatro, E questo però è un ti ha dato il palcoscenico perché hai dato un prodotto che qualificava la tua differenza e il tuo posizionamento, perché se Questo è io vero, bravo. Io infatti rimarco sempre questa cosa, sulle mie pagine troverai sempre scritto che il talento è dentro ognuno di noi, va coltivato e Bravo. va con l'umanità perché affina e affila le qualità dell'essere umano. Non è solamente Morelli Remigio che ha il talento, perché sennò quello che tu fai diventa un lavoro, ma non è talento, per cui sarai molto bravo, ma il talento è un'altra cosa. Se no, non finisci dentro nei prodotti che poi servono per fare visibilità e per fare show. Sì, assolutamente. E questa cosa, immagino adesso lì sei super popolare, no? Nella tua zona. Ma arrivo e questa cosa a te sì che ti ha penalizzato, virgolette, adesso, perché tutti vengono da fuori, perché di persone che fanno una cosa come la fai tu, conosco solo te. Io adesso non so se qualcuno probabilmente comincerà a tentare a scavare qualche occhio di qualche. Romano, è già stato fatto, per cui è inutile che uno lo rifà, è già stato fatto. Esatto. Infatti, tu guardi su LeeToonLable, c'è un video che ci sono quasi 3 milioni di visualizzazioni e sono su con tutti quegli elementi che fanno quelle cose lì che dicono che sono folli. Io sono l'unico che taglia i capelli perché gli altri giocano a 3-7, scusami se lo dico, perché il fuoco va. Però, hai capito, il taglio non si vede, quell'altro con il fuoco che sta quasi quasi bruciando i capelli alla persona, ma l'unico che taglia i capelli in quel video lì no. Però se lo volete vedere io vi faccio anche una diretta. E chi ha voglia di dire o qualsiasi cosa, se vuole glieli taglio a lui personalmente, così almeno tiriamo via tutti i dubbi e la chiudiamo con questa questione perché io torno a ripetere, il talento è dentro di uno di noi, va coltivato e va donato. Ok, all'umanità, perché serve per affilare, perché il resto, purtroppo, Romano, è solamente pura competizione e show. Bisogna legarsi al fare, non Sì, al dire. come quando si andavano agli show, no, sai, in pedana, certe pedane anche prestigiose che vedevi un sacco di parrucche, un sacco di lacche che si giocava, però faceva parte del prodotto, di quella cosa lì, però sotto sotto c'era poco, a volte. Non parlo di tutti, parlo qualcuno, Con qualcuno. massimo rispetto, noi siamo rispettosi, eh? Io non voglio offendere nessuno, non voglio dire niente a nessuno. Io lavoro sul dato oggettivo. A me è successo questo. Sono stati i media, è stato internet a rendermi popolare e farmi prendere anche quelle piccole mancette che mi hanno dato, ok? Per cui io non ho fatto nient'altro che quello che mi hanno chiesto di fare, ma io lo faccio perché sono io così. Io quando mi esprimo sono così, mi sarebbe piaciuto adesso per esempio in periodo lockdown fare delle cose molto più performative, ma purtroppo sono stato in questo periodo avevo di già dei progetti da fare che purtroppo Vabbè, non si sono li abbiamo, realizzati. diciamo, messi un po' in ghiaccio, diciamola così. No, non Bravo. sono morti, ma sono in ghiaccio. Ecco. Romano, ti do l'esclusiva. Non posso dirtelo con certezza, ma c'è anche un film su sulla storia del tuo amico Morelli Remigio. A Wow. breve, Quando a breve. Intanto. voglio il trailer e ci sarà Superuccherando, ti lascio una sezione per te per comunicare. Guarda. Meraviglioso. Ah, perché queste cose qua vanno comunicate. Social, eh? A me piace più legarmi al fare che al dire, capito? Parlare troppo dopo un po' mi dà fastidio. Ok, come l'hai posizionata nel tuo listino? Cioè, ce l'hai a listino questo taglio bendato nel tuo Allora, salone o è solo per l'elite, diciamo? diciamo che rimane come curriculum, quando andrò in pensione rimarrà,
con tutti i video, con tutte le segnalazioni appunto sui link della RAI, mica RAI, questo secondo me è una gratificazione che va a coronare il lavoro che ho fatto di 40 anni, non c'è nessuna, bisogna stare sempre con i piedi per terra. Sono ok, cose... ma se io vengo da te, vabbè, io c'ho poco da venire, però se uno dovesse... La barba! La barba, ok. Se uno dovesse venire da te, cioè, tu lo fai il taglio bendato in salone oggi? Certo! L'hai a listino, ma in percentuale, senza parlare di prezzo, quanto si discosta dal taglio normale? Se uno costa 10, l'altro costa 10, costa 12... No, guarda, io questo problema non me lo sono posto, gli chiedo quello che è la tariffa e basta. Cioè, quindi l'hai messo la stessa tariffa? Ma sì, piantiamola di giocare due sete. Guarda, per me dovevi mettere, per me, ti dico, dal punto di vista marketing, dovevi metterlo 300, hai ragione, 300 euro. Cioè, dovevi fare una cosa per non farla. Cioè, io te lo metto, no? Sconvolgo la popolazione. Cioè, ormai tanto ne hanno già parlato e sta parlato, però lo mettevi a un prezzo fuori. Sono più attento ad altre cose, capito? Magari nel locale sviluppo quello che è del percorso artistico, quello che è del percorso sociale, per esempio sono attento nel sociale, adesso sto facendo una borsa di studio per appunto per i giovani artisti, visto che questa zona purtroppo con l'arte non sente poi tantissimo, per cui i giovani non hanno opportunità, per cui avevo raccolto del denaro dentro nel locale come, attenzione, non è un onlus questo, è un salvadanaio, con delle grafiche di un mio amico artista Nicolò Tomaini e le abbiamo poi divulgato al comune sempre con i controlli vari e poi siamo arrivati a formulare questa borsa di studio che serve appunto alla Valle San Martino, che io sono qua vicino per quello che l'ho fatta qui, se no potevo farla dovunque, e insomma alla fine abbiamo dato 2.800 euro di opportunità. Credo che queste sono le cose che mi interessano, arte, cultura e anche il mio lavoro, perché ci devo campare, però io non ho più quella spinta, capisci? Ok, intanto vedo dietro i quadri, vedo, non si sì. Vede. Fanno parte del tuo salone. Capolavoro, scusami Romano, capolavoro, nome utente, ultimo accesso, 547, sempre dall'amico Nicolò Tomaini, grande artista. Intuizione totale, freschezza nel panorama dell'arte contemporanea. Ho avuto anche la fortuna e l'intuizione di scoprirlo. Adesso vado a vedere, curioso, adesso mi metti tutte queste cose. Esatto. Quanti siete in salone? Sei solo tu? Io. Adesso vediamo se riesco ad inserire mio figlio, adesso vediamo un momentino, perché lui ha fatto la maturità, ha fatto il commerciale, però vedo che non ha tanta voglia di studiare, e allora magari adesso vediamo un momentino di buttarlo dentro, vediamo un po'. Però dopo gli hai detto che è peggio, perché pensano che non hai voglia di studiare, ma poi quando vai nel tuo mondo diventa complicato, e da studiare ce n'è tanta. Ti devi dar da fare, Romano. Loro sottovalutano i ragazzi giovani oggi, vado a fare il parrucchiere che c'è poco, invece ce ne hai tanta di roba da fare. Purtroppo non sono abituati ai no, questa è la verità, e qui responsabilizzo la figura appunto dell'adulto che dovrebbe essere autoritaria e autorevole. Purtroppo anche qui, partendo appunto dalla figura adulto, poi parliamo della famiglia, poi andiamo nella società e si vede quello che oggi abbiamo fatto. Oggi hanno ancora tutto, ancora prima di partire, per cui secondo me bisognerebbe abituarli al no e bisognerebbe abituarli a fare il sacrificio e fargli capire che è importante che si allenino giornalmente nel fare e fare le cose fatte bene, che poi diventano un lavoro. Sì, perché se no non ottieni nessun risultato. Certo. Ah, sono pienamente d'accordo. Okay. Che studi hai fatto tu? Cioè, che accademia hai frequentato? Oppure, ok, sei partito autodidatta, immagino, però cosa hai studiato successivamente? A chi ti sei appoggiato? Semplicemente locale. Locale, assolutamente. Locale. Poi ho fatto dei corsi qui alla Gala Malecco, ho fatto dei corsi a Milano, per amor di Dio. Però, diciamo, la base è il giornaliero, allenarsi giornalmente. Contatto, il fare, continuare a lavorare, la fluidità, Romano, quella l'acquisisci con l'esperienza, con il fare, e quella non te la può insegnare nessuno,
Perché per esempio estetica, appunto, estetica, la direttrice mi ha chiesto, ma scusa, ma perché non le insegni quella cosa? Io ho detto, ma come si fa ad insegnare a lanciare una forbice? È tecnicamente impossibile, per cui devi arrivare prima a una costruzione, a una formazione di anni di allenamento per arrivare poi comunque a poter fare quello che ho fatto, cioè per cui... e che potrebbe fare chiunque, attenzione, non è un atto di presunzione questo, è semplicemente un dato oggettivo, per cui l'allenamento ti porta ad avere una fluidità. Io per esempio, quando vado dentro dai miei colleghi, la prima cosa che guardo del mio collega è come muove le mani con la forbice, e io ti dico subito se mi trovo di fronte a un talento oppure no. Oppure è uno che usa le forbici e basta, semplicemente. Bravo, bravo, l'hai detto l'ho detto io. Vabbè, insomma, 40 anni dici di lavoro, non si... Basta! Preferisci il taglio, oppure il taglio da asciutto o un taglio da bagnato tu? Oppure tutte e due? O... Cioè, comunque, la tua preferenza. Per esempio, con quella tecnica lì che faccio, allora la faccio prima magari da bagnato, poi quando li fono vado a rifinire le punte che sono rimaste nella scomposizione, no? Nella scomposizione anche da asciutto. Ma anche la sfumatura così tutto riesce a fare? No, aspetta, okay. Mano. Ah, ok. Sì. Allora, adesso non esageriamo, io lavoro con quella tecnica su certi tipi di taglio, è ovvio che la sfumatura devi far andare la manina, capito? Okay. La sfumatura devi lavorare, capito? Okay. Quella che è la barbiere. No, mi piace questa, però, questa sincerità, questa cosa dove ci tieni a puntualizzare. Voglio dirti e questa è la verità. Cioè la fluidità, io anche quando tu fai una sfumatura tutta forbice, Romano... Sì. Ne vedo sempre meno, purtroppo, di gente che fa... Sai che io sono andato fino a Trapani, no? A Trapani, tra l'altro, cioè, da Trieste... Si lavora con la macchinetta, guarda. Sì? No. Forbice. Ti dicevo, sono andato fino a Trapani, no? Da Trieste fino a Trapani col nostro tour, e ho trovato un barbiere a Trapani davvero vecchia scuola, vecchio stampo, coetaneo a noi, perché abbiamo più o meno la stessa età, e anche lui mi diceva di questa cosa, sono sempre meno le persone che si avvicinano al taglio con la forbice. Forse queste macchinette, che sono bellissime, non è quelli di dire niente, molto facili se lo sai usare. Più veloce, capito Romano? Più veloce. Più veloce. Io voglio vedere la gestualità. La gestualità, Mauro, scusa, non la trovo. Aspetta, che forse ci sono. No, d'altra parte. Ok. La gestualità, Romano. Sì, sì. Guarda. Aspetta che te la faccio vedere meglio, aspetta, scusami, Sì, dai, adesso taglio. Con un 8 quasi. Dall'altra parte, devi andare dall'altra parte. Aspetta, ok, lascia pure la mano adesso. Va bene, vai verso le punte, ok. Ok. Sì. Questo è l'8, fammi una bella sfumatura con un 8. È lì che ti voglio. Questa qui, se apri troppo, ti becchetta anche il pettine, te lo fa saltare se non è d'acciaio. E tra l'altro io vedo spesso, non dico cicatrici, questi buchi, no? Queste nelle teste delle persone che sono in giro, anche su Milano, no? Spesso vedo queste cicatrici dietro, ma lei sono dovute a che cosa? Inesperienza, leggerezza, che cos'è? Romano, ti lascio a te la risposta, io non posso... Non sei capace di questo che devi dirci. Perché dopo invece di pensare che sto parlando con dati oggettivi, poi mi vedono come quello che la sa troppo lunga, hai capito? Per cui preferisco non dire niente dei miei colleghi, per cui non parlo. Io ti dico che bisogna saper far andare le forbici, ma bene, va bene. Vai, ecco, così. Okay. Io non lo vedo, io voglio vedere una sfumatura fatta a forbice, con questa, Romano, con questa. Perché poi questo, anche il rumore cambia, no? Cioè, bravo, vedi che hai già capito, sei già entrato dentro in queste tensioni, in queste emozionalità, prendere e fare una bella sfumatura a forbice tutta sulla parete, dappertutto, ah, che meraviglia, che meraviglia.
Sì, no, è proprio anche il cliente stesso vive un'esperienza diversa, invece che sentire quel bang che va, no? C'è che è una cosa. Poi ti dirò di più, il cliente, quando tu gli hai fatto appunto i tagli con la forbice, vuole quelli, non vuole la macchinetta. Anche lui se ne Vuole accorge. Vuol vedere proprio in movimento e ritornare alle nostre peculiarità da barbiere, Guarda, perché la macchinetta è subentrata per essere in velocità, per cui la grossa distribuzione. Sì, vabbè, nasce in quei film americani che andavano a militare, che vedi che ma, tagliavano come le pecore e via, una dietro l'altra, diciamolo così. Poi di fatto ci sono delle macchinette esagerate, a un livello altissimo. Su certe sfumature a pelle non puoi farle che a macchinetta, certo non potrei mica fare la sfumatura con la forbice, è proprio a pelle, a pelle, a pelle, è impossibile, per cui alcune cose sulla macchinetta servono, sono essenziali adesso, senza sminuire niente. Ecco, però diciamo la forbice la paragoniamo a un vinile vecchio stampo con lo stereo a valvole, c'è proprio una cosa Bravissimo. per appassionati. Certo. Va bene. È Che stato orari veramente. fai? Che orari fai in questo periodo? 2, 7:30. Gli orari al pubblico sono Ok, questi. abituali. Appuntamento, ma adesso è sempre appuntamento perché appunto dobbiamo appunto misurare la temperatura, tutti i vari accorgimenti, non si può entrare senza le dovute accortezze, per cui Sai abbiamo cos'è? Questa appuntamento. storia dell'appuntamento, allora, molto bella, molto pratica perché non ci sono i tempi d'attesa, queste cose qua, no? Però ha un po' fatto perdere questa cosa. Io mi ricordo da piccolo quando mia mamma mi portava dal parrucchiere uomo, non barbiere, parrucchiere uomo, c'era questa attesa, i giornali, due chiacchiere, vedevi, c'era un mondo all'interno, no? Adesso questa cosa one to one è un po' asettica, anche se altre... È fredda, sono d'accordo con te. Io infatti prima del lockdown lavoravo appunto senza appuntamento durante la settimana, ti devo dire che io mi divertivo anche perché creavo anche dei momenti di show per cui mi piaceva fare anche una piccola performance. Il cliente chiaramente che quando gli proponevi il taglio bendato che non ti conosce, mamma, cioè questo qui era sudava, io ti posso garantire che sudavo. Mi divertivo, la musica un po' leggermente alta perché non mi piaceva contargli su, non dovevo vendergli niente, capito? Io dovevo fargli quel lavoro lì, dovevo fare la performance, per cui lui mi serviva come tavolozza, io in pratica sono un po' quello che genero, no? Per cui era molto bello creare questi momenti, per cui la gente, soprattutto i ragazzi, ci vengono molto volentieri perché hanno davanti qualcosa di immobile, qualcosa che è qualcosa, una marcia in più, hai capito? Ma non perché ce l'ho io, perché chiunque dà delle situazioni di questo tipo crea performance, per No, cui di certo. conseguenza tu aggiungi nel tuo lavoro anche questo, capito, Romano? Diventava un punto anche di aggregazione, quello che appunto adesso non si può più fare, un riferimento. Andavi lì proprio ti godevi la situazione, però tornerà, vedrai che io sono fiducioso, tornerà questa situazione. Cosa che posso aggiungerti su questa cosa che abbiamo detto è che mi ricordo quando io sono partito da bambino, non c'erano i cellulari, per cui c'era il giornale, per cui c'era il dibattito su quello che succedeva, per cui si scambiavano più opinioni, si relazionava molto di più. Il barbiere era un punto di incontro anche, no? Dentro nel paese, era un punto dove diventava un momento di scambio, di relazione, per cui molto importante. Oggi, nonostante il lockdown, quando sono dal barbiere, anche cioè senza appuntamento, prima, e sono tutti là con il cellulare. Per cui Sì. io che cosa facevo? Perché tutti quanti sono lì col cellulare, musica un po' più alta, Eminem, per esempio, facciamo un nome A a caso. caso, e giù, e giù. E mi sarebbe piaciuto, guarda, mi sarebbe piaciuto se venivi giù a fare qualche ripresa. Vedrai, vedrai che verrò. Quindi Eminem fino al collasso, mettevi su col volume Bravo! giusto, till I collapse. No, vabbè, un po' tutto mi piace. Poi ogni tempo che tu ti dai c'è una movenza diversa nella forbice, capito? Per cui mi aiuta a tenere il battito del tempo, un battito ancestrale, un generale, capito? Un tirar fuori. È un po' come Jackson Pollock che tira giù la tela dal cavalletto, la mette per terra, entra in catarsi, entra nella materia. Per cui io faccio la stessa cosa con i capelli. E attenzione, sono tutti clienti paganti, eh. Non è che sono miei amici che dopo raso, per cui Certo. devi lavorare bene.
devi lavorare bene perché quelli poi pagano, non sono miei amici. Questo lo volevo sottolineare. Sono anche i tuoi amici, dai, dopo lo diventano. Sono anche i miei amici. Va bene, dai, ricordiamo dove sei, perché chi vuole venire da te? Allora, io sono a Olginate, via Spluga 56G. Vi aspetto volentieri e grazie per questa opportunità che mi hai dato tu, Romano e parrucchierando, che mi hanno dato questa visibilità. Ringrazio Giuna Colombatto del Caterfly e ringrazio anche quelli che hanno portato pazienza nell'ascoltarmi. Ti ringrazio grazie. Io, grazie mille. E alla prima occasione passo, perché non sei lontano da casa mia. Quindi... Ti aspetto, Romano. Va bene. E aggiungo anche, speriamo di ritornare alla normalità presto. Assolutamente. Questo è un augurio che faccio a tutti quanti, per cui speriamo. Dai, vedrai che anche questa ce la lasceremo alle spalle. Ciao Remigio. Grazie a tutti. Ciao, ciao.